Buongiorno, siamo al giorno 3 di questo road trip. Oggi direzione Montreal, ma prima Parco Mega. Piccola deviazione al supermercato IGA, qui in Quebec, perché ci servono delle carote, perché dobbiamo dare da mangiare agli animali, quindi carote. Siamo entrati nel parco Mega, qui c'è il safari canadese. La tizia non parlava inglese, ha detto cose in francese e io invece li metto in inglese. Qui abbiamo il nostro kit di carote, ne abbiamo più dietro perché dobbiamo dare da mangiare agli animali. No, al bisogno. Oh mio Dio, ma sono bellissimi! No, continua di qua, qui c'è quello con le corna. No, infatti prendiamo questo senza corna. Va bene, proseguiamo. No. Piccolino. Che testo piccolino che ha fame. La Madonna quanto mangiano la carota. Vale, di com'è dare da mangiare ai cosi qua. I cervi. Bellissimo. Mangiano tanto. Mi piacciono tantissimo le carote. Avrei dovuto prendere più carote. Ce ne abbiamo ancora, Sì. Però mangiano tante carote. Meno male che costa un poco le carote qua in carne. Per fortuna. Comunque da notare cosa c'è in mano. Una carota, non si sa mai. Diciamo. Se non sbaglio era. Nella mitologia delle prime nazioni, questa creatura alata soprannaturale è molto venerata, perché si dice che quando sbatte le sue ali possiamo sentire il rombo del tuono e il suo fulmine distrugge tutte le forze negative. Non la vuoi la carotina?
qui c'era il cervo che voleva mangiare le nostre pizzette. Ciao. Ciao. Fa male. Ma che la bambina già... Tony, dammi una carota. Dopo questo gesto sono diventati i besti forever. E dopo aver visto i lupetti, ci spostiamo verso l'uscita del Parco Mega. Salutando anche gli orsi sulla strada e ci dirigiamo verso Montreal. Momento benzina. Si troverà sulla sinistra.